consigliere della provincia di Modena, Cecil Chienge Cacetu. Io ringrazio per questo, questa parola, anche perché in realtà non avevo preparato niente per intervenire, ma sentendo anche tutte le mie consorelle, tutti quelli che hanno parlato, mi sembra giusto anche far capire che qua in Italia le donne lavorano, le donne dell'Africa, le donne della diaspora, e noi siamo qui a sostenere anche il lavoro che fanno le nostre sorelle. Prima di tutto vorrei portare i saluti della mia provincia, che oggi ha ritenuto opportuno incaricare me e incaricare anche il mio collega, che è vicepresidente del Consiglio della provincia. Pur appartenendo a due partiti diversi, oggi siamo uniti per la stessa causa. Siamo qui per rappresentare e portare avanti una causa giusta. Quindi non cercherò di dire brevemente il mio messaggio. Il mio messaggio che le nostre sorelle possono portare con loro, è anche il messaggio che faccio a tutte le nostre sorelle. È quella che se noi vogliamo la libertà, la pace per l'Africa, dobbiamo riconciliarci con la nostra terra, ritornare a quello che era la filosofia africana, ritornare a quello che è la concezione della vita in Africa, perfetto equilibrio tra noi e la natura, perfetto equilibrio tra noi stessi, perfetto equilibrio con la comunità. Dobbiamo cercare di dare questo messaggio che è stato perduto, e anche il punto da dove si è rotto l'equilibrio in Africa, dove purtroppo oggi troviamo lo sfruttamento delle terre, perché non c'è più rispetto per le nostre terre, perché c'è uno sfruttamento che non corrisponde più a quelle che sono a quella che è la nostra filosofia. Ecco, il mio messaggio è breve, è questo, che pur vivendo all'estero mi sento africana e mi sento anche italiana, quindi portatrice di due culture. Questo lo dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Abbiamo scelto di venire qui e dobbiamo cercare di dare il massimo anche ai nostri figli. Dobbiamo cercare anche di trasmettere la cultura di origine dei nostri paesi. Quindi grazie agli organizzatori, grazie a CIPSI, a Chiama l'Africa, a tutte le donne che dall'Africa sono venute fin qua per sostenere questo percorso. E noi siamo dietro. Siamo dietro con la nostra forza, ognuno con le sue idee. E soprattutto dobbiamo cercare di lavorare in trasversalità. Ecco, per quello che sono venuta anch'io a ringraziare tutti e a dare la mia presenza. Grazie.